Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea41 su Yo-Kai Watch Nuzlocke. Dato che per sbaglio nello scorso episodio ho iniziato questo capitolo, continuiamo. Tanto semplice. La prima cosa da fare sarebbe andare appunto alla stazione Raggio di Sole. Sì, Raggio di Sole, sì, mi sembra si chiami. Per trovare documenti di nostro padre, ma c'è un'altra piccola cosa che devo fare prima, ovvero andare qui dentro. Perché sta facendo la side quest, la mini quest della bambina che si è persa ai parenti. Fratello, madre e padre, l'ho trovati tutti quanti, torniamo allo stallo del viandante e andiamo a parlare con la bambina. Però prima di andare allo stallo del viandante, devo andare un attimino a parlare con uno qua. Levati signora, grazie. Con questo qui suppongo che tu non abbia nulla da darmi, vero? Sì, ho la canna da pesca, quindi cosa ti devo prendere? Un uccio gigante. Al laghetto dei pesci gatto sul monte Selvoscura. Uno è più che sufficiente. Esistono esemplari rari, hanno una stella accanto al nome, come la stella dei Joestar sulla schiena. Bene, per me è un po' troppo, io voglio solo un semplice Ucio Ucio gigante. Ucio Ucio! Tipo Uchi Uchi quando andiamo su Yo-Kai Watch 3 quando andiamo in Giappone. Ok, signora, lei è un po' ingombrante, per favore, si levi. Ho anche la missione di Jibanyan attivata, quella di trovargli un tonno scelto, ma per il momento di tonni scelti non ce ne sono molti. Quindi ora torniamo allo stallo del viandante, che poi è sulla strada per andare alla stazione Raggio di Sole, quindi è preciso. Oddio, a dire il vero, qui io potrei trovare un altro yokai. Sapete? In quella stradina? Proviamo. Oddio, guscio lento. Beh, se fuso con uno yokai particolare. Inoltre, se mi alleno un altro pochino, al 15 Fragman sale di livello e si evolve. Manca davvero poco da quello che ho visto. No, per un pelo non prendevo l'energy sfera, l'energy goblob, quello che era. Energy globo, non mi ricordo manco come si chiama. E gioco a Yokai Watch da 2 anni ormai, Immaginatevi come sto messo. Ai 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 ai. Ma io direi di allenarmi un minimo, tanto qua poi qui c'è anche la porta che porta al rango di... La porta che porta al rango di... Mi vado a incastrare da solo, stava lì! Mi facevo all'agguato! Va bene, questi yokai non mi fanno nulla di danno, vanno giù con un attacco solo. Però guscio lento, in squadra... Non in squadra, ma giusto per tenerlo. Giusto per tenerlo, mi piacerebbe. Apriamo il varcologio non tanto per andare nelle fogne, perché nelle fogne non ci voglio ancora andare, ma perché c'è... Forse c'era lì qualche oggetto, ma no. Dunque, in questa stradina posso prendere guscio lento. In un'altra stradina che abbiamo trovato campo ferito, c'è Teskent. Lui voglio seguirlo che mi fa trovare o oggetti, oppure mi fa trovare yokai che mi vogliono assalire e mangiare male. Eh sì, io attraverso col verde, zio. Di qua, di qua. Sì, mo qui scompare. Chissà cosa troverai. Apriamo. Oggetto, sfera piccola. Magari non dici su Fragman la usi? Certo che la uso su Fragman. 50 punti esperienza, non sono nulla. Ai ai ai. Ah, ok. Ho anche la missione dei detective attivata, quella per trovare una cosa sotto due ruote rosse, una cosa del genere. Non mi ricordo più com'era. Però va bene. Una volta l'ho trovata per sbaglio, ma non mi ricordo qual era. Eccolo qua. Esfera media. Oh. Questa me la tengo però, non la uso. Cosa? Ma era verde! Era verde, era. Se sbaglio un'altra volta mi arriva Homeblue e non sono pronto per affrontare Homeblue. Però Homeblue è a rango D, sta oltre al livello 30, ragazzi, 30, 40, 60, sopra il 25 sicuro. Oddio, questo che cerca qui? Intanto attivo le missioni, comunque sia. Ho sentito un povero anziano in quella villa, oltre al sentiero che decisa degli yokai, ne sono certo. Non più almeno. Oh, sono... Andrea si chiama. Grazie, grazie, grazie Level 5 italiana, perché Giappone se non era. Sconfiggere tre Adelmo. Ok. Li sconfiggo e poi ci ribecchiamo subito. Qui ci ribecchiamo.
Attenzione, Fragman sta evolvendo. Fragman, digievolve. Bas-bas. Cos'è? Bas-bas, era un soprannome, sì. Signore, abbiamo sconfitto i tre ad Elmo. Sì, queste missioni rosse, i favori, possiamo farli più volte e ogni volta, come ho detto, cambia lo yokai, cambia. Punti esperienza 0. Questa qui voleva 3 carote, ora che l'ho prese posso dargliele 3. Dargliele, sì, è una femmina comunque, sì, vabbè. Quindi, darle, però, dare a lei, è un po' strana come cosa. Però, ehi, 200 punti esperienza, accidenti, fregate. E ora anche qui dalla bambina li ho trovati tutti. Grazie. Attimo lavoro. Insomma, 177 punti esperienza, non sono pochi. Ehi signore, posso aiutarti ragazzo? Mio padre ha lasciato qui dei documenti importanti, mi hanno detto di riprenderli. Erano in una busta con il suo nome, Giulio Adams. Oh, giusto, mi pare che qualcuno abbia chiamato per quella busta. È questa? Yes! C'è il nome di tuo padre, sembra proprio che sia questa. Sì, grazie. Bene, sono contento di sapere che la riavrà. Andiamo all'ufficio di tuo padre, sembra che il prossimo treno ci porterà proprio lì. Perfetto! Prendi il treno per andare in centro, vuoi andare alla stazione centrale? Sì, grazie mille. Eccoci arrivati, stazione centrale di Valdoro! Capolinea! Quanti ricordi. Anche se sono stati poco fa, comunque sia. Tanti ricordi lo stesso. Ora dobbiamo solo... Wow! Whisper, tutto ok? Che è successo? Non c'è tempo per le spiegazioni, preparo l'orologio, Nate! Oh, è vero, qua ci sono un sacco di dimenticap! Oh, cosa sono quegli yokai? Quelli sono dei dimenticap, evita di fare battute, quei cosi sono pericolosi. Un solo singolo dimenticap può incantarti e renderti estremamente smemorato. Non ne ho mai visti così tanti tutti insieme. O almeno non ricordo di averli visti. E poi, sai, di che stavo parlando? Parlavi di dimenticap. Sì, ma di che stavo parlando? Ah, sì, i dimenticap! Scommetto che sono stati loro a far dimenticare i documenti a tuo padre. Oh, giusto, ora si spiega. Dobbiamo portargli subito i documenti. Facciamo in fretta, Nate. Se un dimenticap riesce a incantarti, dimenticherai quello che stai facendo. Non farti acchiappare prima di arrivare all'ufficio di tuo padre. Andiamo, Nate. La riunione di tuo padre inizia fra 3 minuti. Ricevuto. Ma era a tempo? Era a tempo? Sì, era a tempo, accidenti. Non andiamo a infilarci in posti strani. Maledetti dimenticap. E non mi inseguire più! Ma quanto corrono! Accidenti, quanto corrono! Wow! Corrono. Sembra che non ci siano dimenticap qui in giro, o almeno non ancora. Non abbassare la guardia finché quella busta non è in mano a tuo padre. Potrebbero ancora raggiungerci. Ciao, Whisper. Papà è al sesto piano. Prendiamo a volo l'ascensore e... Whisper! Dove sono? Chi sono? Spero che tu sappia che ci facciamo qui, ragazzo. Ok, a sesto piano allora. Nate, che ci fai qui? Scusa, non ho tempo in questo... Hai lasciato i documenti alla stazione, te li ho portati. Frena tutto, frena. Grazie, Nate, hai appena salvato la pellaccia a tuo padre. Signor Forrest, il padre di... Katie. Avremmo dovuto improvvisare, diciamo che non sarebbe stato bello. Non riesco ancora a credere di averli dimenticati alla stazione. Niente danno, niente colpa. Vieni, i pezzi grossi ci stanno aspettando. Grazie di nuovo, Nate. Ti sono debitore. Sii prudente mentre torni a casa, ok? Certo, in bocca al lupo, papà.
E ora ci compro la biciclotta. Sì, bicicletta però. Biciclotta. È incredibile che siamo arrivati in tempo. Mi dimentico che ci hanno dato dei problemi, ma non ci hanno impedito la consegna. Andiamo a casa, sono esausto. Scusate tutti per l'attesa, iniziamo. Addentriamoci subito nel vivo del nostro piano di sviluppo urbano. Per capire di che si parla, guardate tutto il documento che avete davanti. Lo sviluppo su larga scala a Valdoro può presentare delle sfide. Sfide che il nostro team ha il talento per superare con soluzioni creative. Quindi è ok. Prendi il treno per tornare a casa? Perché proprio il treno? Almeno adesso possiamo andare o tornare a Valdoro Centro. Cerchiamo il treno per tornare a casa. Poi dimentica che ci hanno fatto fare un bel po' di esercizio. Per fortuna è finita. Un momento, che ci faccio di fronte alla stazione? Oh no, pare che Dimenticap ti abbia incantato di nuovo. A quanto pare sei piuttosto vulnerabile agli incanti, Nate. Tu no, Whisper, questo è il terzo per te, eh. Sì, dicevi? No, non lo so, che stavo? Ah, sembra un pessimo spettacolo di varietà. Sconfiggiamo quello yokai. Perché? Non possiamo lasciare in libertà uno che fa tanti danni. Se lasciamo che continui a mangiarsi i ricordi, nessuno ricorderà più niente. Già, allora sì che saremo nei guai. Non mi sfuggirai! Whisper, aspettami! Sì, dobbiamo inseguire Dimenticap, ok. Sono pronto per l'inseguimento. Sta lì, tranquillo, tranquillo, a farsi i fatti suoi. Signor poliziotto, che succede? Andiamo alla spiaggia delle onde. Ah, la gente scansa fatiche. Ma Dimenticap è qui. Ciao Dimenticap. Prendiamolo una volta per tutte. Attraversare questo semaforo rosso non ti salverà. In effetti sì, non serve quando è così. L'abbiamo quasi raggiunto, Nate. Dopo la nostra lezione ci penserà due volte prima di mangiare un ricordo. Dimenticap è vicino alla panetteria, presto. Faccio tagliola. Come fa a sapere che è qui? Non lo so. Però Whisper comunque sia sembra molto più sicuro che quando c'è un problema è colpa di uno yokai. Mentre nell'anime no, non è colpa di uno yokai. È solo Nate che si immagina le cose. Ma porca miseria. Cioè è proprio lui che c'è il radar per gli yokai. No, non è. È strano l'anime. L'anime è molto strano. A tratti è divertente, a tratti è noioso, perché Whisper nell'anime è molto noioso, mamma mia. Infatti quando ho detto che avrei ho recuperato l'anime, perché l'ho fatto in teoria, ho recuperato praticamente i riassunti, perché a guardare 20 minuti di un centinaio di episodi, insomma, se ne va un po' il tempo. E si mangia ricordo di Whisper. Basta, aspettiamola, dimentica. Su. Continua. E finisce qui un altro capitolo. Cugge, mamma mia, questo capitolo è un po'... è stato un po' corto, molto corto. Per questo ho voluto allungarlo comunque sia con delle missioni extra, sconfiggi quello yokai, sconfiggi quell'altro, proprio per dare un pochino di corpo al video, se no veniva 10 minuti. E finiva tutto quanto lì. Ad ogni modo, Kuj, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. In descrizione, come sempre, il link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.